Ciao a tutti, benvenuti in questo video. Oggi sono qui per farvi la recensione della nuova vaniglia che è uscita per Yves Rocher e vi dirò che sono stata veramente sorpresa in positivo da questo nuovo profumo che ho voluto acquistare nella sua versione di 100 ml. Questo è il flacone e questa è la sua scatola. Mi è piaciuto davvero molto e quindi dai, mi sto consolando del fatto che la vaniglia Noir, quella che vi ho recensito, che è uscita fuori produzione, viene sostituita da una vaniglia altrettanto buona e addirittura più persistente. Sono due vaniglie completamente diverse, nel senso che non la va proprio a sostituire come fragranza, perché sono due vaniglie molto differenti, però dai, insomma, hanno creato un bel profumo. Esiste anche la versione per, mi pare, 24 euro, quello è il prezzo della versione, quella più piccola da 30 ml, volendo, e si può anche acquistare quindi nella taglia mini. Per la taglia quella grande invece costa tra i 35 e i 40 euro, però è sempre possibile con Yves Rocher recuperare qualche sconto, aspettare che mandino a casa chi ha la tessera come me, per esempio, riesce sempre ad averlo con un po' di sconto. È un eau de parfum, quindi ne sono felice, perché io non sono una grande amante degli eau de toilette, perché mi piace che i profumi persistano sulla pelle. E adesso ve la descrivo questa vaniglia. È una vaniglia molto sul genere di Nuit Vanille che uscì a Natale, ma non in Italia. Io l'ho acquistata online perché nei nostri negozi italiani non era uscita e di questa vi ho fatto la recensione. Una vaniglia legnosa, molto molto bella, che fa pensare a un profumo quasi di nicchia, dolce con un fondo di cedro, accompagnata con note di fiori d'arancio. Però il difetto di questa vaniglia, buonissima ma molto molto buona, è la persistenza davvero molto bassa. Questa invece è Cuir de Nuit, che è il nome appunto di questa nuova vaniglia che è appena uscita, è molto più persistente e direi che tra i profumi di quella gamma che è stata creata, di nuovi profumi di quest'anno, è forse quello più originale e anche più persistente. Sono molto contenta che siano partiti un po' dal tipo di vaniglia che è stata Nuit de Vanille. Allora, il nome Cuir, che tradotto in italiano dal francese significa pelle, non è forse il più adatto a descrivere questa vaniglia, perché potrebbe trarre in inganno. Se vi aspettate ad esempio un profumo che sa di pelle, come un Kelly Kalesh di Hermès, ecco, stiamo parlando di tutt'altra fragranza, perché la nota di pelle non si sente sinceramente come in altre fragranze cuoiate, ma probabilmente con questo nome evocativo volevano dare l'idea di un profumo unisex, perché in effetti è un profumo unisex, di un profumo che fosse un po' oscuro, perché questa è una vaniglia che ha i suoi lati di ombra e di luce, ma è abbastanza legnosa, abbastanza oscura. Mi piace moltissimo. Adattissima, ripeto, per essere indossata anche da un uomo. Allora, le note olfattive di questa fragranza che sono date da Yves Rocher sono vaniglia di Tahiti, che è la vaniglia che è stata utilizzata, che è molto diversa dalla vaniglia Bourbon, un tipo di vaniglia molto molto pregiato, che ha dei sentori floreali e quindi infatti sembra che siano stati aggiunti dei fiori qua dentro, ma può darsi che questi sentori di fiori che si sentono dentro questa vaniglia vengono proprio dal tipo di vaniglia che è stato utilizzato. Poi le altre note sono il cacao e il caffè, altre due note che si sentono dentro nella composizione del profumo. Il cacao amaro, il caffè si sente di più nel dry down, perché questa vaniglia qua si apre con delle note che non sono state date però sulla piramide olfattiva che ho letto, secondo me verdi. Io ci sento dentro un sentore verde di qualcosa di un po'
amaro e verde allo stesso tempo. E poi abbiamo il pepe rosa che loro definiscono come bacche rosa delle isole Mauritius. È un tipo di pepe rosso, ecco, molto simile al pepe rosa, che gli conferisce un qualcosa di speziato. È una vaniglia un po' legnosa, un po' speziata, con qualcosa di balsamico. All'inizio diventa abbastanza, si sente abbastanza amara sulla pelle, con un sentore abbastanza amarognolo, e dopo diventa sempre più dolce man mano che si asciuga e che passa il tempo. Ha un'ottima durata e io ho visto che se la metto ad esempio con la crema della Yves Rocher al cocco, mi dura tantissimo. È una compiata secondo me molto molto bella, perché non è che stona, non è che fa effetti strani. E vedo che fa un bel mix, quindi aggiungendo questa nota di cocco su di me mi piace tantissimo, questa nota di cocco che viene dalla crema corpo che utilizzo prima di indossarla. E sulle 7 ore addosso vi dura sicuramente. Direi che per un eau de parfum è una buonissima durata, e nella media dei profumi, rispetto alla media dei profumi di Yves Rocher, davvero è uno dei profumi più duraturi. Quindi anche da quel punto di vista lì, secondo me, ci siamo. E per me è consigliatissima, è veramente una bella creazione. Il naso profumiere che l'ha creata è Clerc Marie Amandine, che assieme ad altri nasi profumieri, tra cui la Marie Salamagna e Pellegrin, hanno un po' rivisto quelle che sono le fragranze di Yves Rocher. Tutte queste nuove fragranze sono in questi flaconi, così un po' minimalisti, molto semplici, ricordano un po' anche i profumi dell'erbolario. Il vetro è molto molto resistente, quindi sono belli. Non, insomma, se dovesse cadervi in terra, credo che non si rompa tanto facilmente. Meglio che non facciate la prova, però mi sembra abbastanza solido, ecco, come tipo di flacone. Devo dire che io non amo tantissimo questi tipi di flaconi così easy, così sempliciotti. Mi piaceva molto di più come flacone quello della vaniglia noir. Questo qua lo trovo più, ce l'avevo qua davanti, lo stavo cercando alle mie spalle, lo trovo più particolare, ecco. Quando c'è una ricerca sul flacone di design, io sono sempre contenta. Questa vaniglia senz'altro è totalmente differente e mi mancherà, perché ormai è fuori produzione, però è molto meno duratura rispetto a questa, è più dolce, quindi più vaniglia bourbon, ecco, per intenderci. Però veramente hanno fatto un buon lavoro. Secondo me nel periodo natalizio andrà abbastanza a ruba, perché la vedo molto per essere indossata con il freddo verso Natale. È una vaniglia anche bella proprio per essere portata sotto le feste, e per quanto mi riguarda mi piace tanto associata a quella nota di cocco che viene fuori dalla crema di Yves Rocher al cocco. Questo è tutto per quanto riguarda la descrizione di questa nuova vaniglia, che è davvero molto molto buona, fatta molto molto bene come tipo di fragranza. Ecco, un piccolo difetto: è appena spruzzata che si sente un pochettino la zaffata di alcol. Ecco, questo lo sento di più spruzzando questa vaniglia qua rispetto alla vanille noir, quella precedente, ecco. Però per il resto, per quanto mi riguarda, è super promossa. Fatemi sapere anche voi se l'avete già sentita, perché appena appena uscita, io ho avuto l'occasione di sentire anche qualche altro profumo della linea. C'è un profumo marino che è abbastanza interessante in questa nuova linea, e poi hanno fatto anche Sable Fauve, che è una bella fragranza, bella intensa, bella corposa, bella proprio per l'inverno, che mi ricorda tantissimo il Black Opium di Yves Saint Laurent. Ho dei campioncini, però l'ho testato con una salviettina, perché loro fanno sempre come fa anche Bottega Verde, che a volte danno questi campioncini
in queste mini, diciamo, queste bustine dove c'è giù un po' di profumo, oppure con una salviettina. Io non amo testarli così, però anche solo provando una di queste salviette mi sembrava un profumo abbastanza bello e intenso, però di quello non vi so dire, ecco, com'è la durata e tutto quanto. Questo come fragranza mi sembrava la più interessante. Anche perché io amo molto i profumi alla vaniglia, mentre magari sui marini, a meno che non siano delle vaniglie salate, mi faccio tentare, ecco, un po' meno. E questo è tutto. Siamo arrivati alla fine di questo video. Vi ringrazio per avermi seguito anche oggi. Spero di non avervi annoiato, di avervi tenuto compagnia. E ci vediamo nel prossimo video profumoso. Un grande bacio e ciao al prossimo video. Ciao ciao!